Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati, santo Natale del Signore! Alla luce dell'esperienza dei pastori, proveremo a cogliere tre P che ci aiutino a contemplare qualcosa di questo ineffabile mistero d'amore. Tenete conto che i pastori erano dei mandriani che pascolavano greggi non proprie. Nell'antichità sono stati descritti spesso come gente violenta, rozza. Di certo al tempo di Gesù erano considerati impuri a causa del loro contatto con gli animali. Ed ecco la sorpresa, sono proprio loro i primi ai quali Dio si rivolge, per mezzo degli angeli, recando loro il lieto annuncio della nascita del Salvatore. Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Da queste parole degli angeli noi cogliamo tre P che ci aiutino nel nostro cammino. Prima P, la prossimità. Oggi è nato per voi un salvatore. Questo è per voi il segno. C'è qualcosa che è per voi. C'è qualcosa che è... Per te. Dio si fa piccolo per te. Nasce povero per te. Viene nel mondo per salvare te. Mentre noi spesso pensiamo che Dio sia lontano, che non ci ascolti, scopri che invece Lui è per te. Si fa vicino a te. Mentre noi vorremmo scappare dai momenti difficili o non accettiamo la nostra storia, Lui viene per te viene per abitarla con te, per redimerla, per trasformarla in una storia di salvezza. Ha ragione il Papa ci ha detto, caro fratello, cara sorella, Dio si fa vicino a te perché gli importa di te. Dalla mangiatoia, come cibo per la tua vita, ti dice se ti senti consumato dagli eventi, se il tuo senso di colpa e la tua inadeguatezza ti divorano, se hai fame di giustizia. Io, Dio, sono con te. So quello che tu vivi. L'ho provato in quella mangiatoia. Conosco le tue miserie e la tua storia. Sono nato per dirti che ci sono e ti sarò sempre vicino. Sì, miei cari, Dio si fa vicino e nasce in una stalla per farci capire fino a che punto ci ama. Egli non ha paura di entrare nella storia, nella nostra miseria di accomodarsi nella povera mangiatoia del nostro cuore, ferito e peccatore. Egli ha messo tutta la nostra salvezza nella mangiatoia di una stalla e non teme le nostre povertà. Dio nasce per farti rinascere proprio lì, dove pensavi di aver toccato il fondo. E questo annuncio di gioia è per te oggi. Non c'è male, non c'è peccato da cui Gesù oggi non voglia e non possa salvarti. Lasciamo allora che la sua misericordia trasformi le nostre miserie. Natale vuol dire che Dio è vicino, rinasca dunque la fiducia. La seconda P che ci suggerisce l'annuncio degli angeli ai pastori è la piccolezza. Questo è per voi il segno, troverete un bambino. Dio si fa bambino, l'infinito si fa piccolo. Come ha ricordato ancora il Papa, Lasciamoci dunque attraversare da questo scandaloso stupore. Colui che abbraccia l'universo ha bisogno di essere tenuto in braccio. Lui che ha fatto il sole deve essere riscaldato. La tenerezza in persona ha bisogno di essere coccolata. L'amore infinito ha un cuore minuscolo che emette lievi battiti. La parola eterna è incapace di parlare. Il creatore del mondo è senza dimora. Oggi tutto si ribalta. Dio viene al mondo piccolo, la sua grandezza si offre nella piccolezza. Dunque, miei cari, Dio si fa piccolo perché tu non abbia paura di accoglierlo, perché tu possa stringerlo in un abbraccio, in uno slancio d'amore del cuore. Dio si fa piccolo ricordandoti la strada per incontrarlo, quella dell'umiltà. Incontra Dio chi è disposto a scendere dal piedistallo del suo io. Riconoscendosi bisognoso di vita, di senso, di perdono, sperimenta la pace di Dio chi si fa piccolo, non confidando cioè orgogliosamente in se stesso, ma affidandosi a Lui, fidandosi della Sua parola con cuore semplice. Dio si fa piccolo perché la smettiamo di cercare cose grandi, calpestandoci gli uni gli altri per emergere e poter così ritrovare la nostra vera grandezza, abbassarci ai piedi degli altri per servirli. Dio si fa piccolo ricordandoci dov'è, che possiamo incontrarlo e servirlo, nei piccoli di oggi, in ogni sofferente, in ogni bisognoso. E infine, miei cari, la terza P, la povertà. Troverete un bambino avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia. Questa scena, miei cari, preannuncia già qualcosa della passione, morte e risurrezione di Gesù. Le fasce richiamano il sudario con cui sarà avvolto dopo la deposizione nel sepolcro. Qui Gesù bambino è stato deposto nella mangiatoia. L'Evangelista vuol farci capire che il Figlio di Dio si è fatto uomo per noi, per amor nostro, per donarsi fino in fondo e salvarci. Ma tutto questo in semplicità ci parla di. Povertà. Dio non nasce nello sfarzo di una reggia, al caldo di un albergo o in un grande palazzo. Dio non nasce nello stordimento dei sensi, nel tumulto dei suoni e dei rumori. Dio nasce in una povera stalla, dove ci sono solo paglia e qualche animale e tanto silenzio. Dio nasce lì, non avendo trovato posto nell'alloggio, sperimentando da subito lo scarto, il rifiuto. La santa famiglia sperimenta dunque l'esclusione, la provvisorietà, eppure in tutta questa insicurezza emerge la vera ricchezza, la tenerezza di Maria, che si prende cura del bambino, la custodia premurosa di Giuseppe, che lo protegge, la visita, colma di stupore dei pastori e poi dei nobili magi. Il presepe dunque fa emergere le vere ricchezze della vita, che non sono il denaro, il potere, le strutture, ma le persone e le relazioni. Davanti a questa scena, miei cari, ci farà bene rivedere un po' la nostra vita. Gesù non ha fatto più i discorsi sulla povertà, ma l'ha vissuta fino in fondo per noi. Dalla mangiatoia alla croce, il suo amore è stato concreto, visibile, tangibile. Non ci ha amati per scherzo. Lo avevano capito bene i santi, che davanti a tutto ciò non restavano indifferenti. Pensate a San Francesco d'Assisi, che una volta, sentendo leggere il Vangelo della Natività, ad un certo punto scoppiò a piangere e pensando alla povertà e ai disagi che dovette vivere la santa famiglia, si sedette per terra e lì continuò a mangiare il suo pane. La povertà di Cristo ha toccato profondamente la vita di Francesco, che ha cercato di incarnarla e viverla nel modo più concreto possibile. Pensando allora alla povertà di Cristo, non possiamo non guardare alla nostra vita. Dio chiede concretezza, di adorarlo, di amare nella verità. Chiediamoci allora, ma nel concreto, quanto mi sto avvicinando alla sua vita? Quanto sto rinunciando alla mondanità, a tante cose inutili? Quanto si sta essenzializzando la mia vita? Cosa è davvero importante per me? E non solo, quanto sto riconoscendo Cristo nei poveri. In questo Natale, i poveri, che posto avranno? Non dimentichiamolo, Dio si è fatto uomo concreto. Chi incontrò la Santa Famiglia, incontrò persone concrete. Chi vide Gesù bambino, vide un bambino concreto lì. C'era Dio. Ecco la sfida per noi, riconoscere ancora oggi lì Dio, in tanti volti, di tanti piccoli, di tanti fratelli e sorelle che qui e ora soffrono e hanno bisogno della nostra cura. Siamo chiamati a essere una chiesa povera che adora Gesù povero e serve Gesù nei poveri. In conclusione, miei cari, i pastori si misero in cammino, non rimasero fermi, andarono e pieni di gioia iniziarono ad evangelizzare. Dei poveri, degli esclusi, sui quali nessuno avrebbe scommesso un centesimo, cercati da Dio, probabilmente divennero credenti. E mentre con gioia evangelizzavano, Maria da parte sua... Custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Che questi giorni di festa possano aiutarci a riscoprire il vero senso del Natale, meditando su questi testi, soffermandoci davanti al presepe, lasciando che interpelli la nostra vita e annunciando con gioia a tanti Gesù. È il vero senso del Natale, un mistero d'amore immenso, Dio che si fa vicino. Si fa bambino, si fa povero, per farci ricchi della sua divinità, per mezzo della sua povertà. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.